Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. Mai detto fu più vero. Insegnare, specie quando non si è ancora padroni della materia, è uno dei metodi migliori in assoluto per ripassare e consolidare quanto si è appreso. Insegnare qualcosa a qualcuno, specie se non ha una conoscenza approfondita dell'argomento come la nostra, ha una serie di vantaggi notevoli. Ci costringe a mettere in ordine nella nostra mente quanto abbiamo imparato. Evidenzia le nostre eventuali lacune. Ci permette di ripassare in modo attivo, facendo qualcosa di davvero concreto. Struttura e crea una vera e propria competenza. Ci costringe infatti a non recitare semplicemente a memoria le informazioni, ma a saper produrre esempi, rispondere a domande, risolvere i problemi di chi ci sta ascoltando. Ci fa esercitare la nostra capacità di esposizione, che per molti è un punto debole. Aiuta ad appassionarsi a quello di cui stiamo parlando. Quando spieghiamo qualcosa a qualcuno, inconsciamente vogliamo essere ascoltati, vogliamo che la persona che abbiamo davanti si interessi a quello che abbiamo da dire. E questo ci aiuta a tirare fuori gli elementi più interessanti, appassionanti, divertenti, gli aneddoti più curiosi di quello che stiamo spiegando. Per cui, quando volete essere davvero sicuri di essere preparati su qualcosa, trovate qualcuno disposto ad ascoltarvi e buttatevi nella mischia. Mettetevi davvero nei panni dell'insegnante. Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. E dopo aver insegnato, sa davvero.